Amici di Corner Sampdoriano, ben ritrovati nel TG Sampdoriano, la solita rubrica con cui andiamo a riassumere le notizie più importanti della settimana. Io sono Mattia e vi terrò compagnia anche quest'oggi per parlare della nostra amata Samp, ma non perdiamo altro tempo e andiamo con le prime notizie. In vista della gara di oggi contro il Torino, Audero probabilmente non ce la farà. Un problema alla mano l'ho colpito nella giornata di venerdì, perciò probabilmente spazio Falcone, che dunque troverà il suo primo spazio in blu cerchiato. Un portiere che abbiamo visto ha fatto il suo nella serie cadetta, perciò un grosso in bocca al lupo al nostro Falcone. E ovviamente speriamo che Audero si possa riprendere. Audero che ultimamente non stava giocando molto molto bene, ma comunque è sempre stato il nostro portierone. Omar Colley è stanco, il giocatore africano, infatti ha giocato praticamente tutte le partite della Samp, perciò spazio a uno tra Chabaud e Dragusin. Abbiamo visto proprio quest'ultimo protagonista della gara contro l'Atalanta, veramente una grandissima prestazione da parte di Rado Dragusin, acclamato a gran voce dalla Sud, ma giustamente un giocatore che ha fatto molto molto bene. Dall'altra parte anche Julian Chabaud, che abbiamo visto ultimamente anche nella gara contro lo Spezia, spazio uno dei due. È un periodo piuttosto difficile parlando di centrocampo, perché slitta il rientro di Mikkel Damsgaard, il giocatore si era fatto male in nazionale. Il suo rientro era previsto nei primi giorni di novembre, purtroppo dovrebbe rientrare addirittura alla fine di questo mese, quindi prontissimo per il derby del 10 dicembre, e contemporaneamente con Yattaren, l'infortunio di Verre. Insomma, mister D'Aversa dovrà pensare qualcos'altro. Abbiamo visto però un Adrien Silva piuttosto in forma. Askildsen non ha fatto benissimo nelle ultime due partite, ma è comunque un giovane su cui puntare, perciò fateci sapere anche voi cosa ne pensate del nostro centrocampo. Passiamo invece a parlare del mercato di gennaio. È presto, ma noi puntiamo gli occhi già su questo mese, che sarà molto molto caldo. Allora andiamo a vedere il reparto offensivo, perché si parla di inglese, ma il nome, la pista più calda è quella di Gregoire de Frel. Un ritorno potrebbe essere possibile con Fagiano, che ha già messo gli occhi sul francese. A me piacerebbe tantissimo un ritorno di de Frel, lo ricordiamo, nell'annata 18-19 fece molto bene con Marco Giampaolo. Inglese è un giocatore che comunque ha esperienza, ma Gregoire de Frel resta sempre l'uomo che segnò l'1-0 nel derby del 14 aprile del 2019. Io ero presente in gradinata sud, perciò spazio a Gregoire de Frel per quanto mi riguarda. In difesa invece è spuntato il nome di Laurini, che può giocare a sinistra e a destra, un giocatore che potrebbe fare bene nel caso in cui dovesse partire Bartosz Berezinski, che è verso Milano, sponda nerazzurra. Si parla anche di un vice Audero, perché Falcone potrebbe partire. Si parla di Luigi Sepe. Passiamo a parlare della Sampdoria Futsal, che 2 settimane fa ha perso 7-3 contro Città di Mestre. Invece, una settimana fa ha trovato la prima vittoria nella sua storia per 6-2 contro l'Ancona. Quindi, complimenti ai nostri blucerchiati. Parliamo anche della nostra Sampdoria Primavera, che vince 5-3. Veramente una grande prova per i ragazzi di Mister Tufano. Ricordiamo il risultato: 5-3 contro il Cagliari. Ora la nostra Samp si trova al 12° posto, quindi in bocca al lupo anche ai nostri giovani blucerchiati che devono continuare bene il campionato. E si conclude anche la terza puntata del TG Sampdoriano. Vi ringrazio per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento a settimana prossima. Voi nel frattempo date un'occhiata anche a tutti i nostri social, Instagram, Twitch e anche qui su YouTube. Lasciate mi piace a tutti i nostri video. Ciao ragazzi!